Sono Jesus e oggi si riprende con Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Ok, l'ultima volta abbiamo fatto un paio di missioni e il turno di guardia. Ecco, appunto, bisognerà vedere appunto. Il mio italiano direi che è impeccabile. Bisognerà vedere se voi preferite vedere un po' i dungeon oppure andare oltre e andare direttamente alla storia, no? Ok? Magari metterò solo degli highlights dei dungeon. Vi ricordo che più dungeon faccio, più ho probabilità di... Ne ho 3 alla riva paludosa e 3 al monte crespo, ma siamo già forti e direi andrà. Però, un attimo, io ne avevo un altro alla riva paludosa, che dovrebbe essere ancora attivo. Ecco, infatti, così... Ok, allora facciamo così. Perfetto. Mi prendo allora quelli della riva paludosa, così arriviamo a 4 e facciamo molti più dungeon. 3, 4, 5, 6. Ok. Ciao, Sanflora! Oddio! Proprio qui, no? Esatto! Perché ogni giorno cambiano i Pokémon che ci sono lì? Qualcuno me lo spieghi. Dovremmo andare a dormire. Domani dobbiamo mettercela tutta al Jesus. Ok, buonanotte. Capitolo 5, la prima esplorazione. Vai così. La mattina dopo... Sveglia! È mattina! Ok. Ci sta. Severo, ma giusto. Ah, buongiorno al Jesus. Vuoi salvare l'avventura? Salve e continua. Ok. Posso avere la vostra attenzione? Devo fare un annuncio importante. A nord-est, molto lontano da qui, c'è un luogo chiamato Foresta Arcana. Nella Foresta Arcana il tempo sembra essersi fermato. Cosa? Eh? Ehi, cosa hai detto? Stai dicendo che il tempo si è fermato? Ehi! Sì, è così. Il tempo si è fermato nella Foresta Arcana. Il vento non soffia più. Le nuvole sono immobili. Le gocce di rugiada non cadono dalle foglie. Rimangono lì, sospese. Nella Foresta Arcana il tempo si è completamente fermato. Il tempo non scorre più. Ma come è potuto succedere una cosa del genere? È impensabile. Sì, è successo l'inimmaginabile. Perché si è fermato il tempo nella Foresta Arcana? Beh, dovete sapere che l'ingranaggio del tempo della Foresta Arcana è stato... rubato. L'ingranaggio del tempo è stato... rubato? Ecco perché il tempo si è fermato... Ehi! Perché Corpi ci deve fare... Ehi! Sapevo che era possibile. E adesso è successo davvero. Però non capisco. Perché qualcuno dovrebbe prendere l'ingranaggio del tempo? Fate silenzio. Il commissario Magnuson ha già iniziato a indagare. È difficile credere che qualcuno osi rubare un ingranaggio del tempo. Ma se ne hanno rubato uno, anche gli altri potrebbero essere in pericolo. Il commissario ha chiesto di essere informato immediatamente se notiamo dei tipi sospetti. Quindi ricordatevi di informarci se notate qualcosa. È tutto. Bene gente, prepariamoci ad un'altra intensa giornata di lavoro. Urrà! Così, come se non fosse successo nulla. Ehi voi! Voi due, venite qui! Avete fatto dei buoni progressi. Sono rimasto colpito da come avete catturato Drowsy. Davvero ammirevole. Quindi vi verrà finalmente assegnata una missione degna di una vera e propria squadra di esplorazione. Davvero? Urrà! Fatemi vedere la vostra mappa delle meraviglie. A Jesus apre la mappa delle meraviglie. Borgo Tesoro è qui. E questo è il luogo che vorremmo farvi perlustrare. Vedete? Qui c'è una cascata. A primo sguardo sembra una normale cascata. Ma abbiamo informazioni secondo le quali la cascata potrebbe nascondere un segreto. Ed è qui che entrate in gioco voi. Vogliamo che indaghiate presso la cascata per stabilire se le voci sono vere. È tutto. Avete capito quali sono gli obiettivi della missione? Tutto chiaro. Ottimo. Bene, vi lascio la vostra minuziosa ispezione della cascata. C'è qualcosa che non va? Stai tremando? Stai bene? Sì, sto bene. È solo che...
L'attesa mi rende un po' nervoso. Questa sarà la nostra prima vera missione come squadra di esplorazione. Sono un po' emozionato. Sì, sto per scoppiare dall'emozione. Facciamo le cose per bene, Algisius. Sì, e per fare le cose per bene prima andiamo a depositare i soldi e a... non lo so, a depositare un po' di strumenti. O a caso. Oh, Algisius, e anche Cigo. Eh? Cosa ci faccio, amico lì? Ciao, cosa succede qui? Sto inaugurando il mio raduno. Raduno? Sì, per organizzare la tua squadra. Hai mai pensato di aggiungere altri membri, Cigo? Altri membri? Perché no? Sarebbe bello ampliare la squadra. Se ci fossero altri Pokémon tra noi due, avremmo una vita più facile quando esploriamo i dungeon. Bene, allora dovete iniziare a reclutare altri membri. Ah sì? E da dove iniziamo? Sono la campana dell'amicizia per voi, Team Star Force. Ecco qui, evviva! Kimeiko o Chaimeiko, chiamatelo come volete, sono la campana dell'amicizia. Adesso il Team Star Force può reclutare altri membri. Dici davvero? Sì, d'ora in poi, quando affronterete dei Pokémon nei dungeon, potreste guadagnarvi il rispetto di alcuni di loro. Questi potrebbero chiedervi di unirsi al Team Star Force. Una volta reclutato un Pokémon, potete portarlo con voi quando volete esplorare un dungeon. Per portarlo con voi in Pokémon, visitate il mio raduno, poi scegliete quali membri devono unirsi alla squadra. Venite a trovarmi quando volete cambiare i componenti della squadra. Oh wow, grazie Kimiko. L'ho chiamato sia Kimiko che Chaimeko. Perfetto, non offendiamo nessuno, sia gli italianizzati sia gli inglesizzati. Ok. Che succede? Lì non c'era un masso. Ci sono delle scale qui. C'è scritto qualcosa sul cartello. Cosa... Dice... Caffè di Spinda. Luogo di sogni e speranze. Grosse vincite. Prossima apertura. Sembra che presto aprirà un nuovo locale. Ma cosa vorrà dire quel luogo di sogni e speranze? Chissà di che locale si tratta. Torniamo a controllare quando avrà aperto. Direi che si può salvare qui, giusto? Salve continuo. Vedete che mi ricordo le cose io? Però mi sa che si può fare solo da esploratori del cielo in poi. C'è solo in esploratori del cielo, perché in Mystery Dungeon, esploratori dell'oscurità e oscurità del tempo non si poteva fare. Che bello il rumore della cascata, non me l'ho mai accorto. Quindi questa è la cascata e dovrebbe celare un segreto. Wow! L'acqua scorre davvero impetuosa. Proviamo ad avvicinarci alla cascata, Jesus. È vero. È incredibile! Quant'acqua scende qui! Ah! Vedi? È incredibile! Se qualcuno cadesse sotto questa cascata, scommetto che si farebbe molto male. Ho visto mai vista dell'acqua scendere così violentemente. Da dove iniziamo a cercare? Qualcosa mi sembra familiare. Un altro capogiro, come quello di prima. Eh? Oh! Quell'ombra... Non dico niente, l'ombra però l'ho già vista, la sagoma l'ho già vista. Sta succedendo di nuovo, ho visto qualcosa. Checcato, ma cos'era? Eh? Che cosa succede al Gigis? Cosa? Hai avuto un'altra visione? Ma questa volta hai visto un Pokémon saltare in questa cascata? E non è tutto, c'è una caverna nascosta dietro la cascata? Ma l'acqua sembra scendere davvero forte. Pensa se in realtà ci fosse una parete di rocce dietro la cascata. Aia! Se provassimo a saltare potremmo farci male. Quindi Algisius, cosa ne pensi? C'è davvero qualcosa dietro questa cascata? Pensi davvero che ci sia una caverna lì dietro? Beh, va bene. Ti credo, Algisius. Sì, mi fido ciecamente di te. Grazie per la fiducia. Potrebbe anche dirmi di no. Ok, devo avere coraggio adesso. Se mi faccio prendere dalla paura e non salto a tutta velocità, rimarrò schiacciato qualsiasi cosa faccia. Se salto devo farlo senza la minima esitazione. Sii coraggioso. Sii il più coraggioso di tutti. Sono pronto. Andiamo, Odysseus. 3, 2, 1, adesso! Ah! Caverna o non caverna? Caverna, fortunatamente. Ai, 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 ai. Dove siamo? Sì, è una caverna! Avevi ragione, Algisius. Andiamo a esplorare questa caverna. Vediamo quali segreti nasconde. Ok. Oh mio Dio!
No, il paguini tipo acqua. No. Per fortuna Riolu, guarda. Ok. Non so quanti piani abbia, ne dovrebbe avere una quindicina se... se le leggi sono quelle che sono in questo gioco. Nel senso che il primo dungeon aveva 5, poi siamo passati a 10. Questo qua tecnicamente una quindicina dovrebbe avere. Se ne ha 10, 12 schifo non mi fa, eh. Tu sei un po' come tipo... Tu sei Tangela. E quindi... Braciere funziona abbastanza bene. Ha solo 9? Wow, guarda Alchisius! Guarda come luccicano tutte queste gemme! Ehi, te non lì! È una gemma gigante! Magnifica! Non avevo mai visto una gemma così enorme! Questo è un tesoro incredibile! Rimarranno tutti a bocca aperta quando torneremo con questa! Chico prova a prendere la gemma gigante! No, non si muove! È proprio incastrata! Puoi provare tu, Alchisius! Alchisius si avvicina e prova a smuovere la gemma gigante. Wow, è completamente incastrato. Non si sposta di un millimetro. No, niente da fare. Qui non riesci a spostarla neanche tu, Alchisius. Ma non possiamo renderci così. Probabilmente se ce la mettiamo tutta riusciremo a ottenere qualche risultato. Voglio provarci un'altra volta, Alchisius. Chico prova ancora a spostare la gemma enorme. Persi alquanto discutibile. Non si sposta di un millimetro. Ancora? Eh? Oh no. Sta succedendo ancora. Ok. Ma era... Non riesco a spostarla. Chico spinge senza volerlo la gemma gigante. Fantastico. Cosa sta succedendo? Wow, una rotazione. Siamo morti, perfetto. No, non siamo morti, scherzavo. Wow. Ok. Cosa... Dove siamo? Ehi là! Ehi, voi due! State bene? Da dove venite? Avete spaventato tutti! Dove ci troviamo? Questa è la sorgente termale. Sorgente termale? Esatto, questa è la sorgente termale. La sorgente termale è un vero toccasana per i muscoli affaticati e le giunture scricchiolanti. Molti Pokémon vengono qui. Ditemi, giovani amici Pokémon, avete una mappa? Mappa? Oh, sentite la mappa della meraviglia? Ce l'abbiamo. Aprite un attimo. Ecco, siamo qui. Cosa? E voilà! La sorgente termale si trova qui. Oh, capisco. La cascata è qui sopra, quindi... Ehi, guarda il Alchisius! L'acqua ci ha trasportati fin qui! Cielo, è stata l'acqua a farvi arrivare fin qui? Deve essere stato un viaggio molto lungo. Lasciate che la sorgente termale vi allievi la stanchezza. Ottima idea, lo faremo. Grazie a tutti voi. Ok, si riprende da adesso. Vediamo se ho capito bene. Dietro la cascata c'è una caverna. Nella parte più profonda della caverna si trova una gemma gigante. Quando avete spinto la gemma si è attivata una trappola di qualche tipo e sorprendentemente avete raggiunto la lontana sorgente termale. È questo il succo della vostra storia? Sì. La cosa deludente è che non c'è stato possibile portare con noi la gemma. No, assolutamente no. Questa è una scoperta importante. Davvero? Nessuno ne sapeva niente fino ad ora. Oh, capisco, abbiamo fatto una scoperta. Quando ho avuto quei capogiri, l'ombra del Pokémon che ho visto. Beh, ragazzi, mi sembra quanto ovvio, però arriviamoci per deduzione di avventura e storia. Quella forma, ho già visto quella forma. Quella forma è impossibile sbagliarsi. Vedete? È Wigglytuff! La vostra scoperta è fenomenale! Devo informare il capitano. Cosa c'è, Jesus? Stai dicendo che Wigglytuff è già stato alla cascata?
No, 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 assolutamente no! È impossibile! Se fosse vero il capitano non mi avrebbe ordinato di ispezionare quel luogo, giusto? Tuttavia, visto che insistete, chiederò al capitano. Perché non vogliono tenersi il merito della scoperta? Che strano. Ormai dovrei esserci abituato. Gli apprendisti sono proprio strani a volte. Cosa stai dicendo, Chatot? Cosa? Oh, niente, proprio niente, tranquillo. Comunque, vado dal capitano per verificare quello che mi avete detto. Aspettate qui, per favore. Allora, com'è andata? Quando glielo ho detto, il capitano ci ha messo a rimuginare un po'. Poi ha detto: oh, ricordi, dolci ricordi. Badaboom! Perfetto. Interpretazione 10 su 10, Chatot. Poi ha ballato un po'. Dopodiché ha detto: sì, sì, a pensarci bene, forse ci sono già stato una volta. E questo è esattamente ciò che ha detto il capitano. Voglio morire. Subito. Per riassumere, è come sospettava Gigius. È già stato alla grotta della cascata. Oh, è così. Che delusione. Pensavo davvero di aver scoperto un posto nuovo. Se solo Wigglytuff ce l'avesse detto subito, il capitano può essere alquanto imprevedibile a volte. Neppure io capisco cosa pensa. Beh, mi spiace per voi. Cioè, nonostante, mi aspetto che facciate il vostro meglio domani. Ah. Ok. Oggi è stata una giornata molto faticosa. Dovrei andare a letto presto. Ah, oggi ne sono successe di cose, vero? Ma sai una cosa? È stato divertentissimo. Certo, c'è stata quell'enorme delusione. Ma è stata la nostra prima esplorazione. Pensavo di esplodere dall'emozione. Mi ha fatto sentire felice di essere diventato un membro di una squadra di esplorazione. Sono sicuro che un giorno risolverò il mistero del frammento antico. È il mio sogno. Se riuscissi a realizzarlo, sono sicuro che svirrei dalla gioia. Ma sul serio, grazie. E grazie anche a te che posso esplorare Gisius. Già. Sii coraggioso, sii il più coraggioso di tutti. Sono un gran grifone, eppure sono riuscito a trovare il coraggio. Ed è stato grazie al fatto che tu eri con me, Gisius. Grazie davvero. Oh sì, sai, stavo pensando, ho notato una cosa riguardo i tuoi capogiri, Gisius. Quando ne hai avuto uno stavi sempre toccando qualcosa. A pensarci, Chico ha ragione. Quando sento Azuril gridare... Ci dispiace di averla disturbata, grazie mille. E quell'altra volta... Sì, abbiamo toccato la mela e l'altra volta ci ha spintonato... Drowsy. E quando stavamo esplorando la grotta della cascata, ho toccato l'acqua e ho toccato la gemma. Sì, stavo sempre toccando qualcosa. È vero. Stavo sempre toccando qualcosa quando si sono verificati i capogiri. Quando tocco qualcosa ho una visione collegata ad essa, giusto? C'è un'altra cosa. Quando abbiamo salvato Azuril hai visto qualcosa nel futuro. Ma questa volta hai visto Wigglytuff che entrava nella caverna, vero? Il che significa? Che... che questa volta hai visto qualcosa che è venuto nel passato. È vero. In altre parole, Gisius, se tocchi qualcosa ne vedi il passato o il futuro. È un'abilità tutta particolare. Credo che potrebbe essere una cosa importante. Potresti usarla in un sacco di modi. E non solo per esplorare. Questa abilità potrebbe tornare utile in molte altre situazioni. È fantastico, Gisius. Beh, sì, immagino sia così. Ma non significa che io abbia una visione ogni volta che tocco qualcosa. Sarebbe utile se potessi avere vicino a comando, ma... Ehi, voi due. Il capitano mi vuole vedere immediatamente. Giuro, non ho fatto niente di male. Capitano, le ho portato il team Star Force. Capitano? Capitano? Oh là là! La vostra squadra si è data molto da fare oggi, molto molto! Ma non preoccupatevi, sono sempre al corrente della vostra attività. Devo dirvi che ho voluto vedervi. Abbiamo intenzione di organizzare una spedizione a breve. Una spedizione? Sì, la gente andrà a esplorare in qualche luogo lontano. È molto più difficile che esplorare le aree qui vicino,
Quindi dobbiamo prepararci per bene al grande viaggio. Sceglieremo con cura quali membri della gilda potranno far parte della spedizione. Davvero? Normalmente non prendiamo in considerazione le reclute. Mai e poi mai. Ma voi due state lavorando così tanto. Per questo motivo abbiamo deciso di fare un'eccezione questa volta. Abbiamo deciso di includervi nella lista dei candidati per la spedizione. Davvero? Calma, calma. Non vi abbiamo ancora scelto per la spedizione. C'è ancora tempo prima della partenza. Se non lavorerete con impegno, non vi sceglieremo. Sono sicuro che potete farcela. Fate del vostro meglio. Sì! Una spedizione non è emozionante, Anchisius. Mi batte forte il cuore. Facciamo del nostro meglio. Così ci faranno partecipare alla spedizione. Ok. Ok, fermiamoci qua. Capitolo 6 è il Team Teschio, lo vediamo nella prossima puntata. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi.